Io voglio raccontare le donne. Voglio capire che cosa provano, cosa desiderano. Sarà il primo reportage sulla condizione femminile al mondo. Ho solo bisogno di un bigliettario lungo come una fisarmonica. La prima parola che mi viene in mente, se devo pensare a lei, è coraggio. È stata la prima giornalista donna a essere inviato di guerra. È stato leggendo i suoi libri che io ho deciso di studiare giornalismo. Allora si vede l'ha letti male, perché il giornalismo non l'ho mai studiato. Io l'ho fatto. È partito! Che meraviglia! Raccontare la storia di Oriana Fallaci, da una parte, è la possibilità di raccontare la storia dell'ultimo secolo dell'umanità, del Novecento. Dall'altra, è la possibilità di raccontare anche una storia con la S minuscola, la storia di una donna. E non ti chiedi mai come fanno due persone ad amarsi in mezzo a tutto questo inferno? Per esempio io e te, come facciamo? Lei ha vissuto degli amori fortissimi, soprattutto con due uomini, con François Pelou e poi con quello che forse è stato l'amore più grande della sua vita, con Aleko Spanagoulis. Che colore sono i tuoi occhi? Oriana. Certi momenti sembrano grigi, in altri blu. Guarda che sono io che faccio le domande. E cos'è per te un uomo? Uno che ha dignità. Mi auguro quantomeno che si accenda un grande dibattito intorno ad una figura, ad una delle figure più importanti del nostro panorama italiano nel mondo. Oriana Fallaci è un personaggio molto controverso, molto contraddittorio, non accogliente, ma credo che la sua vita meriti veramente di essere raccontata, di essere conosciuta.